Pronto? Pronto, buonasera Milano. Sì? La San Giorgio, il direttore generale. Sì. Senta, ha provveduto? Sì, sì, ce l'ho qui all'ingresso. All'ingresso. Quando possiamo fare questo tipo di operazione? Quale tipo? Prenderla e vedere un po' più o meno quello che bisogna fare. Sì, certo, io sono rimasto d'accordo con l'altro collega, non so chi... Mi ha lasciato un biglietto. Sì. Che loro si vengono a prendere questa lavatrice e finisce tutto qui. No. No, sì signore, guardi. Ma no, guardi, finisce nulla. Senta signore, guardi, lui ha detto che si veniva a prendere questa lavatrice vecchia e cercava di venderla a un altro, perché io non ne ho bisogno. A me mi dava solo, mi mandava per Natale, non so, un coso lì, un asciugacapelli, credo. Sì. No, l'asciugamano dei capelli è per omaggio. Ah. E però lei paga gli ops, no? Cosa? L'asciugacapelli? Sì. È un omaggio. Sì, ho però capito. Lei allora paga gli ops, paga i bigudini, sì. L'aria calda, sì. L'aria fredda. Comunque lui, paga tutto. Cioè, non so chi è, un suo dipendente, credo. Sì, Margiarelli. Mi ha detto che basta che lei mi faccia trovare una lavatrice, anche con qualsiasi marca, e poi la togliamo noi. Che ha fatto trovare lei? Una Ignis ho trovato. Ma ha tolto? No, ho cercato, ma non si toglie, comunque. Allora, vabbè, poi proviamo noi. Senta, allora penso che le veniamo a portare giù anche il frigorifero. No, non mi occorre il frigorifero, guarda signora, a me non mi occorre nulla. Forse non ci siamo capiti, a me non mi occorre nulla, io già ne ho parlato diverse volte. Ma senta, allora mi faccia capire come, sì. Come vi siete messi d'accordo. No, il signore mi ha detto, visto e considerato che non ho bisogno di nulla, che più di una volta lui ha insistito, secondo dice che io diversi anni fa ho firmato il contratto alla quale però non risulta. No, che... noi della San Giorgio facciamo il sì. contratto ogni sì. sei anni. Sì. Di... ogni sei anni. Sì, sì, però io... beneficio dei consumatori. Sì, certo, certo. Ritiriamo la vecchia San sì. Giorgio e portiamo la però nuova. Guarda signore, siccome poi c'è stato un altro contrattempo che io e mia moglie ci siamo separati, per cui lei si è presa questa San Giorgio che è ancora funzionante. Sì. Ed io sono rimasto senza lavatrice. Ma allora con l'altro collega siete rimasti d'accordo? Che lui prendeva questa vecchia e la vendeva un altro. E vi portava una nuova. No, guarda, non ne ho bisogno della nuova, mi scusi signore, forse qui ci stiamo. Io già ne l'ho fatto presente al suo collega, non so chi è, al suo personale, non so chi è, che esso sia. Non lo so chi sia, non lo Barzetti. So. Barzetti, vabbè, sarà Barzetti, io adesso non lo conosco, solo per voce l'ho sentito. Sì. Però guarda signore, cerchiamo di concludere una volta per sempre questa situazione. A me non occorre nulla per il momento non mi occorre nulla, perché devo anche trasferirmi dall'Aquila, ecco, tanti motivi ci sono. Che per caso viene su a Milano? No, per il momento no. Per Milano avevamo anche un 10% in meno. Oh, ecco. Per il momento non si sa, perché sto aspettando delle... dal Ministero dei Trasferimenti per la scuola, ecco. Lei che è poliziotto? No, faccio il bidello alle scuole. Ah, tutte le scuole dell'Aquila. Esatto. Allora, per il momento ho detto non mi occorre nulla. Allora lui mi ha detto, facciamo una cosa, lei faccia la gentilezza, mi trovi una lavatrice di qualsiasi marca, non so, e me la tiene all'ingresso. Noi mandiamo gli operai e se la vengono a riprendere. Ecco, e noi cerchiamo di venderla a qualche di un altro. Esatto. Ecco, ma è l'unico problema, ma dobbiamo mandare giù l'altra? Sì. No, non mi occorre l'altra, forse ci siamo ancora capiti. A me la nuova non mi occorre no. Proprio. E allora come facciamo? Cioè, noi... Cioè, loro si vengono a prendere la vecchia e basta. Ma io non so, cioè vengono a prendere la vecchia, per esempio il fono è un 8, nel 92 dovrebbe, aspetti, nel 88, 89, 90... Io a me non mi occorre nulla, signore, forse qua, io pure mi sembra che siamo italiani, a me non mi occorre nulla, forse ci siamo compresi. Sì. Per il momento non mi occorre nulla, poi quando sarà mi farò risentire dalla San Giorgio. Sì, va bene, a San Giorgio si sa quello che è. Esatto, ma io, signore, forse pronto? Qui... Pronto. Sì, pronto. Sì, pronto, mi dica. No, io volevo dirle, per sì. quanto riguarda il 92, sì. siccome lei ha questo benedetto contratto... Ma io non l'ho firmato questo benedetto contratto, signore della San Giorgio, guardi, io non ho firmato nessun contratto. Direttore. Direttore, mi scusi, signor direttore, io non ho firmato nessun contratto, a me è stato questo, adesso, a me mi è stato consigliato dagli amici di prendere la San Giorgio, io in buona fede sono andato a un negozio e ho preso la San Giorgio, finito. Ma lei non l'ha preso da un concessionario San Giorgio?
No, io l'ho presa da uno, non mi ricordo chi, da un negozio di elettrodomestici. Lei, io lo dico subito, aspetti un attimo, sì, lei l'ha preso... Sì, da Zucchero, mi sembra che si chiama. No, Zucchero. Buon tempo, ora non mi ricordo. Ecco, esatto. Anche delle, sì, delle pecche. Sì, oh, oh signore, io non sapevo che questo... Io, guardi, le voglio dire questo. Io non sapevo che Buontempo a sua volta l'avrebbe comprata da 5 in Italia. Esatto, oh, esatto, allora io se sapevo tutto ciò andavo direttamente da 5 e non da lui. Però 5 fa contratti ogni 4 anni. Oh, allora va bene. Allora io me la andavo a comprare da 5 e non da Buontempo, perché Buontempo, questa ditta qui, Buontempo, ha creato un caos enorme. Lo so signore, però lei quando ha firmato... Che ma io non ho firmato nulla, signore, caro. No, ha firmato... Ma no, io non ho firmato, è evidentemente una firma falsa. Mignotta. Ma magnotta, vedi, guarda, qui lui ha firmato, forse l'ha firmata lui, in buona fede, l'ha firmata lui, io però sono all'oscuro di tutto ciò, signore. Allora, mi sembra di averlo già spiegato anche l'altra volta. Nel retro c'erano 12 clausole che lei... Ma questo qui ha creato un casino questo buon tempo, perché io le faccio presente che quando ho preso la lavatrice la pagai 480 lire in contanti nell'81, in 20 giorni. C'ho ancora la in tratte? In tratte? No, io ho pagato in contanti. In contanti, no, a lui l'ho pagato in tratte. Aspetti, no, io a lui l'ho pagato in contanti. Evidentemente lui l'avrà pagato a tratte da 5 in feria. Però io a lui personalmente l'ho pagato in contanti, una sull'altra, come si vuol dire? Con lui io ho chiuso subito, il stesso giorno mi portò la lavatrice io e la sera lo pagai in contanti. Se adesso lui l'abbia pagato in contanti o no, con la ditta 5 imperi, io non ho nulla a che vedere. Sì, signore, guardi, comunque il problema è questo. Ora, questo contrattino che lei ha firmato prevede parecchie clausole. Ma il guarda, gliel'ha spiegato come funziona? Ma a me non mi ha spiegato niente lui, però io le faccio presente che non mi occorre nulla. Senta, se no facciamo una cosa, come le devo dire più di questo? Non lo so, a me per il momento non mi occorre nulla, non è che lei mi porta una cosa, come si dice, un frigorifero. Ma il frigorifero che me ne fa? La lavatrice. Cosa? La lavatrice. Ma frigorifero. Senta signore, ma se lei mi porta questa benedetta lavatrice... Che... Il frigorifero. Ma no, ma... Scusa, facciamo una cosa. Sì. Ma se lei a me mi porta il frigorifero, che cosa devo fare? Me lo spieghi, forse sono stupido, io sono molto ignorante. Lei mi spiega un po' la situazione. Allora, sentiamo. Lei, nel 1900, ad aprile, nel 1983... Beh, no, 81. 81, sì, sì. Scusi. Sto benedetta... Benedetta, lavatrice. Benissimo. San Giorgio. Benissimo, la San Giorgio, esatto. Con il carico in piedi, con il carico su. Pronto? Pronto? Sì. Sì, la sento. È un po' disturbata. Forse la linea, sì. Senta, ha preso questa benedetta San Giorgio, si è trovato soddisfatto? Sì. Benissimo. Però non mi piace tutto questo giro di cose, quello che non mi... Un attimo le spiego. Ecco. Allora, noi davamo per la concessione dell'Aquila alla ditta Imperio a 5, la San Giorgio. Sì. Di sua volta, la Ragionier 5... Sì. Dava a sua volta le lavatrici, perché si vede che lui non riusciva a vendere, a questi altri piccoli negozietti. Sì. Però il discorso è questo, sì, signore. In quegli anni, nell'80, 81, 82, 83, sì, c'è stata la campagna a favore del consumatore. Però significa questo io... Significa questo, sì. Lei comprava una lavatrice e dopo 5, 6 anni, 7 anni, dipende il contrattino che ha firmato, venivano i tecnici, quelli con il camice bianco, con il furgone, con scritto San Giorgio, sopra i portelli, di lato, il sportello, anche dal musetto di avanti del furgone, questi con i camici bianchi, suonavano, portavano giù sulla San Giorgio e scendevano e riportavano la vecchia San Giorgio. Sì. Sconto 15%, come sappiamo, asciugacamani, e poi facevano partecipare anche ad un concorso, si ricorda? No, ma io dico... Va bene, ora non... A un concorso, per esempio, se ha lei una moglie bella oppure dei figli, delle cose... Adesso ci ho rovinato pure la famiglia. Va bene, comunque questo ripareremo. Va bene. Ora, questo concorso, voglio dire, questa
lavatrice le veniva sostituita. Nel 92 sì. Lei prendeva un frigorifero con lavatrice, nel 95 prendeva... Ma che facciamo? Ma, mi scusi signori, mi permetta, ma io mica devo vivere con la San Giorgio, insomma. Cioè, voglio dire, che è un mio datore, un mio... Non lo so. Sì, signore, però lei non poteva firmare quello... Ma io non ho firmato, guarda... No, facciamo una cosa, vediamo un po' con i nostri avvocati, io mi prendo l'avvocato mio e le farò... Io l'avvocato suo, così le mando subito una lettera. Ecco, lei, ecco, è l'avvocato da Mario Fernando all'Aquila, e vediamo un po' come si può risolvere questa situazione. Il questo, il nostro sì, avvocato sì. Costa, siccome viene giù con una macchina molto grande... No, mi faccia parlare, non faccia il pirla. Viene con una macchina molto grande, sì. Mettiamo su un 800.000 di viaggio, alberghi più o meno sulle 250.000 e poi l'operazione... Ma servizio. Senta signore, senta, allora lei mi dica una cosa, cioè io in parole povere che cosa dovrei fare? Guarda, ecco, concludiamo, Madonna santa. Guardiamo una volta per sempre. A me lei mi fa girare anche i coglioni, eh. Ma guarda signore, ma lei mi sta facendo veramente, eppure la San Giorgio, sentendo le pubblicità, mi sembra una ditta seria, però qua non ci siamo. Boh, non ci capiamo. Ma guardi, lei è un po' un rompicazzo, come si dice su a Milano. Sì, hai ragione. Un pirla si dice a Milano, vabbè. No, guardi signora, non facciamo i test di cazzo qui. Lei, allora. Sono già due telefonate giù da Milano che facciamo per questa lavatrice. Ora ma le cose, io ho visto un ordine che qui ci diceva che indisponibilità lavatrice San Giorgio, presa un'altra lavatrice, rientra come San Giorgio. Sì. Ora. Questa lavatrice c'è, la prendiamo, portiamo via su un'altra, nel 92 prende il frigorifero, nel 95 prende il forno, nel 90... Ehi, mo stiamo in contatto per quanto? Per una vita con la San Giorgio, mi scusi. Ma prende, ma che prende, per esempio, sul frigorifero c'è anche una radio, che lei a pulsazione si sente la radio, apre lo sportello e sente la radio. Mentre casomai, poi c'è anche del deodorante che diamo, delle bombolette, casomai non, lei non pulisce il... Va bene, comunque senta, lei adesso che cosa mi vorrebbe cioè cercando di concludere, questa benedetta lavatrice, no? Oh, altrimenti lei può cambiare con una lavastoviglie? No, senta, ma... quante persone è? No, io sono solo. E la prendiamo piccolina da 887.000 lire. Di cosa? La lavastoviglie. No, la lavastoviglie non mi occorre. Senta, la lavatrice, sì. Quella nuova, diciamo, no? Sì. Quanto di 5 kg? Oh, di 5? Di 10? No, 10 no. Senta, facciamo una cosa. Il pagamento, come si fa di questa benedetta lavatrice? Lei come ha intenzione di pagarla? La posso pagare a rate, una volta per vediamo sempre. Vediamo un po', come vuoi intenzione, mi dica un po'. Mi faccia lei, guarda, concludiamo una volta per sempre. Mi faccia una gentilezza enorme. Facciamo una cosa, ormai ho ben capito che qui la situazione si sta troppo accavallando. Lei, quando manda gli operai, non lo so, io come faccio a sapere quando tornano, quando vengono questi operai? Lo so, stanno su a Roma, stanno facendo tutta la zona di Tivoli. Allora facciamo una cosa, a me la lavatrice giustamente, adesso andiamo per ordine, mi segue? Sì. Siccome la lavatrice della San Giorgio se l'è presa mia moglie, giusto? A lei che... Se l'è presa mia moglie, è andata via, se l'è presa lei. Sì. E a me giustamente una lavatrice mi fa comodo. Adesso o è la San Giorgio o è la Philips, che devo dire? No, non parli di altre marche che mi sono un po' sul coglione. Allora, benissimo. Allora facciamo una cosa. Se io mi prendo questa benedetta lavatrice, giusto, mi segue adesso? Sì. Che lei mi dà la facilità di pagarla ogni mese? Sì, lei... Guarda, benissimo, sì, finalmente. Sì. Però la prego. Voglio concludere una volta per sempre, una volta comprata questa benedetta lavatrice, cioè è finito il contratto, benedetto Dio, o no? Il 92 si aprono le frontiere, potrebbe essere finito, se non aprono le frontiere lei prenderà questo frigorifero con lavatrice, metà frigorifero, metà congelatore, il congelatore lo paga lei, che sarebbero non so quando, il frigorifero lo regaliamo noi, il frigorifero significa che ha il piano di acciaio, il piano carne, il piano tutto, anche quello per mettere le uova. Ah, ho capito, vabbè, quello sta a chiunque, a dovunque. No, non parla così signora, perché la San Giorgio li fa con i controcassi sta affari. Ah, sì? Mica chiunque. Allora lei può mettere un frigorifero della San Giorgio? Adesso lei...
Senta, signor direttore, lei giustamente si butta sempre avanti perché è la sua, è la sua casa, giustamente, magari un po' c'è le altre, giusto? No. Dai. Non mi parli così, che io come sento così, girano talmente i coglioni che vanno su come un elica. Allora facciamo una cosa, senta, signor direttore, facciamo una cosa. Andiamo per concludere una volta per sempre. Sì. Facciamo una cosa. Le va bene se io le pago mese per mese, non so, a 150.000 al mese? Ma 150.000? Direttore, mi venga incontro, io ho un casino di cose perché mia moglie se me ha lasciato. E l'avvocato lo devo pagare, cioè è stata tutta una cosa all'improvviso, ecco, tutto qui. Ma allora facciamo una cosa molto più semplice. Mi dica lei. Se lei questa lavatrice la vuole prendere in più in là, casomai per l'89, noi spostiamo il contrattino. Noi facciamo figurare che invece dell'81 lei l'ha acquistata nell'82. Praticamente gli diamo un anno di vantaggio. E poi il pagamento, signor Pino? No, aspetti. Lei, pertanto, diciamo, lei, prendiamo questa lavatrice usata. Sì. Poi ci pensiamo noi a sistemarla, a ridargli una cadenza della San Giorgio. No, facciamo così, andiamo per la ragione, va. Ecco. Facciamo un modo più semplice che possa... Sì. Io praticamente adesso invece di mettere il contrattino che scade nel ottobre, perché questo è i primi di ottobre verrà consegnata la lavatrice del San Giorgio nuova per la permuta, faccio mettere che lei ha acquistato la lavatrice San Giorgio al signor... Magnotta Mario. Che cazzo c'entra? Chi l'ha acquistata? Ah, l'ho acquistata a buon tempo, mi sembra che si chiama. Perché io scrivo adesso? Buon tempi. Ma qui l'altra volta lei ci ha detto buon tempo. A buon tempo, scusa signore, perché cioè io non mi vado a ricordare, io la comprai così, comunque buon tempo Zucchero. Sì. Va bene. Zucchero è un altro. No, è lui. Senta, comunque io adesso vedo il vero nome e la richiamo. Benissimo. Va bene. Senta, allora per concludere, cioè lei quando me la manderete questa lavatrice? Io gliela manderò nel più presto possibile. Oh, e poi per la questione del pagamento, come meglio mi può aiutare? Io adesso la richiamerò fra un quarto d'ora, così vedo più o meno le schede. Va bene. Arrivederci.